intervento, cos'è passato 3 mesi mi sembra, sì. E, no, i risultati sono soddisfacenti, perfetto, e io mi sento tornato alla normalità, se non fosse che ho tolto un tumore che è l'unico ricordo che ho, per il resto mi sento normale, di nuovo alla normalità, sì, ho risolto non pochi problemi. Bene, abbastanza bene, veloce tra l'altro, c'è una cosa, non, alla fine non me ne sono accorto, devo dire la verità, tra una cosa, anche perché un'esperienza così non pensavo di viverla, dico la verità, e quindi è stato un lampo, io oggi mi trovo qua ma sinceramente mi sembra ieri, c'è proprio una cosa veloce, ecco, non... Un'esperienza comunque positiva. Positivissima. Sì, molto, molto positiva, sì. Perché anche nei rapporti, diciamo che non si sente nulla di diverso e quindi è stata abbastanza, diciamo, sì, positiva. Io ho chiesto a lei, ho detto, ma noti sì, qualche sì, differenza? Sì, gli ho chiesto, è vero. Gli ho chiesto, ho detto, sai, tante volte si sentono tubicini, eh? Lei mi ha detto, tu sei incinta, diciamo, no, per me è una cosa normale. Un problema prima, psicologico, ecco, e invece assolutamente no, non si sente nulla, come se fosse tutto normale. Ma io non ho assolutamente pensato questo, non mi sono posta il problema, perché a parte che appunto siamo lì, sì, decidiamo poi sul momento ovviamente di avere il rapporto e no, ma poi cosa... a volte lei non vede nemmeno lui, ecco, che io... ecco, diciamo che forse magari io ho girato, l'ho già gonfiato, infatti, e mi sono girato perché la generazione, quindi lei neanche se no, cioè lei non vede proprio neanche lo il fa meccanismo. Prima, quindi sembra poi tutto normale, sì, 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 come se fosse appunto, come se non avesse avuto nulla, ecco, questo, quindi non mi sono proprio posta il problema. Prima c'era il problema sempre psicologico, che doveva comunque farsi delle punture, quindi prepararsi prima del rapporto, entrare proprio a livello mentale in tutto no, quello che doveva... No, era una cosa troppo lunga. Cioè, era una cosa veramente difficile, ecco, diventava molto complicata. Poi te la devi fare tu l'iniezione, trema la mano. No. E per lui era, non era veramente una cosa... un incubo. Non si poteva, ecco, andare avanti così. E poi comunque avevi anche dei problemi, no, con, vabbè, le punture. Tante volte mi bucavo tre volte perché avevo paura di averla fatta nella parte sbagliata, ma così non si può andare avanti, no, no. E una volta non ha neanche funzionato. Una volta non ha neanche funzionato. L'ho fatta e avevo paura. È vero, cioè, è successo anche quello, cioè, purtroppo. Non è successo nulla. Probabilmente perché a forza di farle... No, ma poi non è un modo di vivere così, assolutamente no. Non si poteva andare avanti così. E ci sono arrivato, ripeto, guardando i video su YouTube di Antonini, del professor Antonini, e lì ho deciso che... Ma poi la soddisfazione di tutti quelli che l'avevano fatto, cioè proprio visto nel loro volto un volto diverso. E perché non potevo averlo io quel volto lì? E quindi ho detto no, devo provare, ho voluto provare a contattarla. Pensavo di non riuscirci, perché ho detto io chissà quanti lo contatteranno, ho detto sarà irraggiungibile, e invece è stato molto più semplice di quello che pensavo. E da lì che ho deciso, voglio farlo, sì. I video mi hanno molto convinto, la sua esperienza, poi molto chiaro nello spiegare, lei è stato molto chiaro nello spiegare il funzionamento, come veniva fatto l'intervento, ed è importante anche quello, secondo me, come viene spiegata una cosa, e mettere sicurezza, non il contrario, cioè nel senso che rendere la persona sicura. Soprattutto per questo tipo di intervento, sì, non che è un comunque sì, è una parte delicata, però a me la sicurezza che mi ha dato il mio medico, che in questo caso è lei, è servito tantissimo. Quella sicurezza lì serve. E lì ho deciso, lo devo fare, ho deciso, senza dubbi. E gli altri urologi, purtroppo, ahimè, lo devo dire, non vorrei dirlo, ma lo devo dire, non sono stati né convincenti, erano vaghi nella cosa. Una volta mi è stato detto, ma se lo fa, guardi che una volta che ha deciso poi non si torna più indietro, guardi che non è una passeggiata, ha i suoi rischi, ha i suoi questi, ha i suoi quelli, e lì ti mettono una paura, e lì ho perso un anno in più io addirittura a decidermi di farlo, ho ancora perso un anno, però con tutto questo ho detto no, io devo andare a vedere sui siti che cosa mi propongono, che cosa c'è, non è possibile che sia così. Appunto. E lì i video che mi sono apparsi
puntualmente quasi sempre erano quelli suoi, di Antonini. E lì ho detto, boh, vado avanti con questi, voglio vederli tutti. L'ho visti quasi tutti, devo dire la verità, quasi tutti. Tutti quelli che c'erano, che YouTube mi dava, io li ho visti quasi tutti. Oltre a quello, ho visto anche le sue interviste di altre cose, che cosa... Ho trovato sicurezza in quello. Anche quella di TG su TG2. Anche quella su TG2, certo. Sì, ho visto tutte le interviste. Perché poi a me interessava proprio sapere, anche conoscere la persona con la quale mi doveva mettere le mani addosso per fare questa cosa qua. Volevo conoscere. È stata una bella esperienza, devo dire la verità. Partito tutto da questi video qui e per poi arrivare al fatto concreto. Meno male che ho pensato da solo. Meno male che ho pensato da solo. Non mi sono lasciato. Sì, non mi sono lasciato andare, ho detto non è possibile che mi dicono, no, ho detto qualcuno che è veramente capace ci sarà, e in effetti c'è, probabilmente non c'era tanta esperienza in questi, non lo so, non voglio dire nulla per carità, però l'esperienza conta, non poco, in questo caso qua conta veramente tanto, ripeto, si sta parlando di una parte molto intima e delicata, penso, soprattutto per un uomo, quindi non si può andare da uno qualunque e dire facciamolo, no. Io ho aspettato anni e forse dovevo farlo prima, quando l'ho già conosciuta. E il dubbio che mi hanno messo gli altri medici mi hanno fatto stentare a decidermi. E poi mi sono deciso. Un consiglio, che se ha problemi di erezione e non riesce a prendere pastiglie, farmaci, va con un device per farlo, che non servono, secondo me alla fine, a lungo andare non serve veramente a niente. Poi se a loro le funziona, per carità. Ma io penso che è una prova di, cioè un qualcosa che funziona veramente bene e ti porta alla normalità come se fosse tutto tuo, è proprio la protesi, direi di mettere una protesi, però dalla persona giusta, non da uno qualunque. Di sostenere tranquillamente il marito, di non crearsi problemi, perché nel momento in cui risolve lui questo problema, soprattutto a livello psicologico, lo risolve anche la moglie. Quindi di affidarsi tranquillamente alla scelta del proprio marito.